Alle 10:15 del mattino, una serie di boati percepiti a distanza, così come un'alta nube di fumo nero visibile da Venezia alla riviera del Brenta. E a terra le fiamme che avvolgono lo stabilimento della 3V Sigma, industria produttrice di additivi e specialità chimiche per l'industria. Due operai ustionati vengono trasportati in ospedale, il più grave è trasferito poi a Padova, l'altro accompagnato con un'auto privata all'Angelo di Mestre e poi indirizzato in rianimazione a Verona. Meno di un anno fa la protesta dei lavoratori che chiedevano maggiore sicurezza negli impianti di via Malcontenta 1, alle porte della zona industriale di Porto Marghera, vicino all'imbocco dei canali industriali Ovest e tutti i suoi stabilimenti chimici. Come chimica è la nube che si è alzata minacciosa fra il lavoro incessante di 90 pompieri in direzione Venezia e Laguna Sud, contratta poco dopo da un violento acquazzone. L'ARPAV da subito ha verificato la portata delle implicazioni ambientali del rogo. Si fanno analisi post-speditivo e altre che invece richiederanno alcune ore per capire di che cosa si tratta. Diciamo che la situazione è gestita minuto per minuto e sostanzialmente sotto controllo. Ecco, l'incendio è circoscritto. Dottore, che raggio di cautela possiamo dare? Di quanti chilometri di attenzione? No, adesso l'evento è circoscritto e quindi in questo momento riguarda prevalentemente la città di Marghera. Okay. Gli dintorni è bene, un po' di attenzione, stiamo valutando il possibile ricaduto. La pioggia dipende dove cade e come cade, insomma, sì, diciamo che di massima ovviamente riduce la possibilità di propagazione dell'incendio, però può anche fare cadere a terra sostanze, quindi è un elemento da tenere sotto controllo anch'esso minuto per minuto.